Guardi, a me non mi interessa, io con le donne ho chiuso, non voglio avere più a che fare con le donne. Io sono un membro dell'associazione Parrocottia, abbiamo subito aderito con molta passione, con molta voglia al One Billion Rising, ritenendo che c'è da fare molto ancora contro la violenza sulle donne. In Italia siamo arrivati purtroppo ad un triste risultato: solo nel 2012 100 donne hanno trovato la morte per mano di quello che tutto si può considerare tranne che amore. Allo stesso tempo bisogna culturalmente evolversi e lasciarsi alle spalle quelle che sono le pratiche disumane dell'infibulazione, penso alla Nigeria, al Kenya, queste torture che vengono perpetrate in mancanza totale di assistenza igienico-sanitaria, in mancanza totale di qualsiasi tutela per quella che sarà la futura donna, no? In totali condizioni di degrado solo per credenze religiose o rituali. Tutto questo va combattuto, tutto questo va combattuto con forza, e per questo noi dell'associazione Parrocottia sposiamo la causa del One Billion Rising a nostro modo, appunto facendo questo video. Inoltre stiamo in associazione aprendo un centro di ascolto per le donne che subiscono violenze dai propri partner o subiscono violenze in generale. Questo centro di ascolto sarà assolutamente gratuito e prevederà praticamente un supporto morale, un supporto psicologico con una psicologa professionista e anche una tutela legale con un avvocato che per fortuna ci ha dato disponibilità totale e ha sposato con entusiasmo quella che è la nostra causa. Femminicidio è un omicidio in cui la vittima è sempre la donna e l'uomo è sempre l'assassino. Il problema è che l'assassino colpisce la donna e gliene procura la morte, concependola non come una persona ma come un oggetto di proprio possesso, di proprietà. Bisogna invece fare di tutto, e mi pare che ce ne siano state varie opportunità e che ce ne sarà una molto importante, giorno 14, è un evento planetario, si chiama One Billion Rising, balliamo in tutte le piazze del mondo ed è il primo evento planetario ed è molto importante che venga lanciato da una donna che caratterizzerà, forse passerà alla storia, perché la prima mobilitazione mondiale, internazionale, viene agita per combattere la violenza contro il corpo femminile. La danza è quel tipo di espressione del corpo delle donne che suggerisce il potersi liberare dalle catene che in qualche modo, anche immaginarie, anche metaforiche, che avvolgono il corpo di ciascuna di noi per non farci sentire libere, libere di poter uscire di notte senza avere paura che qualcuno ti possa agire una violenza sessuale, libere di libere anche di poter attraverso il nostro corpo agire la femminilità. Forse una cosa che ci hanno sempre insegnato purtroppo da piccole, che agire un certo tipo di femminilità era quasi sedurre, quasi indurre l'uomo a poter avere un atteggiamento di possesso nei nostri confronti. Quindi la danza soprattutto si è agita in questi 168 paesi che hanno aderito a questo evento planetario, sarà il modo più bello per rappresentare la voglia di libertà femminile che i nostri corpi hanno. E infine è proprio vero, il 14 febbraio, se One Billion Rising diventerà un mega evento planetario, la festa di San Valentino invece la trasformeremo nella festa del protagonismo dei sentimenti veri su qualunque tipo di mercificazione e soprattutto della libertà delle donne. I just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In a manner of speaking. Ragazzi, io sono contento che voi andate verso le donne.
Cancellate l'8 marzo. Non è la festa delle donne, è il lutto delle donne. Tell me nothing. Oh. Se viene a sapere che questa donna è stata violentata, poi ha tanti pericoli. Lo so che poi se denuncia avrà delle buone opportunità, però alla fine ha pure un'altra parte, c'ha pure altri problemi, che nella famiglia viene guardata male, dagli amici viene guardata male. C'è poi tanti, cioè mentalmente pure una sta male, capito? Ma queste cose ora in giro ce ne sono tanti, anche nel mio paese ce ne sono. E di che paese sei? Da dove vieni? Bangladesh. E l'India non lo so se avete saputo che una donna è stata violentata e hanno fatto tante cose. E dopo 2 o 3 giorni anche al mio paese hanno fatto tanti, cioè donne piccole, cioè bambine diciamo, 12 anni, 13 anni, anche a 4 anni cioè, vengono violentati. E i genitori non denunciano, a volte portano all'ospedale, a volte manco lo portano, capito? Io sono stata presidente fino a quando sono diventata parlamentare, ne faccio ancora parte di questa associazione che si chiama Emily Palermo e che si occupa di promuovere l'impegno sociale e politico delle donne, un'associazione di donne per le donne, che vuole fare sì che il punto di vista femminile, soprattutto nelle istituzioni, sia rappresentato almeno quanto quello maschile. Siamo occupati anche di altri argomenti, ovviamente, siamo occupati negli anni di imprenditoria femminile, ma anche della legge sullo stalking, della violenza di genere, diciamo di tutte le tematiche che riguardano il vivere civile e il ruolo delle donne nella nostra democrazia. Io sono immigrante, sono venuto dalla Romania e conosco una persona che là in Romania ha ammazzato sua moglie, poi ha buttato nella fontana. Sono fiero come bocinese che questo piccolo comune abbia deciso di intervenire alla giornata mondiale contro lo stupro e la violenza sulle donne. E a nome dell'istituto comprensivo di Baucina, Cimin e Ventimiglia, desidero porgere un ringraziamento a Silvana Lessi, presidente del Ciclo Ginestra, che ha portato questa delicata tematica a conoscenza dei nostri giovani studenti. Sono infatti convinto che, al di là di ogni intervento punitivo, è a scuola che bisogna cominciare a fare la cultura della prevenzione contro ogni forma di violenza e discriminazione della donna, non solamente fisica ma anche psicologica, morale. È proprio a scuola, tra i banchi, che bisogna fare in modo che tra i ragazzi ci sia coerenza, unità di vedute, ci sia amicizia, ci sia un rapporto sincero e cordiale. Spesso noi ci accorgiamo come anche a scuola si possono manifestare piccoli atti di bullismo nei confronti di ragazze o nei confronti di ragazzi considerati più deboli, che possono incidere profondamente sulla crescita e sullo sviluppo armonico del soggetto. I professori hanno il compito di intervenire, ma sono anche importantissimi questi momenti cosiddetti extracurriculari che permettono al giovane di aprirsi a quella che è la realtà mondiale. Quindi sono particolarmente felice di questa giornata che Baucina, piccolo centro del comune, sia stato, ahimè, uno dei pochi della Sicilia a partecipare, ma comunque dai piccoli centri possono nascere delle grandi realtà, per cui ci auguriamo innanzitutto che il fenomeno numericamente vada sempre più a diminuire e aumenti da parte delle donne vittime di violenza e il coraggio di denunciare, ma dico ci auguriamo che se si dovessero ripetere altre giornate in questo senso ci fosse una più massiccia partecipazione anche da più comuni e da più istituzioni. Thank you.
vi voglio un mondo di bene. Voi donne, vi voglio un mondo di bene.